la Rainbow Warrior di Greenpeace è arrivata a Siracusa, prima delle uniche due tappe italiane. È un modo per sensibilizzare e informare sui cambiamenti climatici. Sì, siamo a Siracusa, in Sicilia, all'interno di un tour europeo che ha già toccato Romania, Bulgaria, Grecia e andrà in Spagna, Belgio ed altri paesi. E il tour si chiama Uniti per il Clima, è un nome molto chiaro, parliamo di cambiamenti climatici, degli impatti dei cambiamenti climatici, che sono un qualcosa che viviamo oggi già in tutta Italia sotto forma di ondate di calore, alluvioni, le cosiddette bombe d'acqua, tifoni, ma anche delle cause dei cambiamenti climatici, quindi carbone, gas, petrolio, allevamenti intensivi e deforestazioni, tutte cose che possiamo fermare e dobbiamo fermare per avere un futuro, ma anche un presente migliore su questo pianeta. La Sicilia è una delle regioni in cui ci sono espansione di trivellazioni in mare, alla ricerca di gas. La Sicilia è una delle regioni in cui si vuole estrarre più gas dal mare, questa è una cosa che ci vede assolutamente contrari, bisogna essere molto chiari, il gas è una parte del problema, non è affatto una parte della soluzione, dobbiamo abbandonarlo insieme al carbone e al petrolio per andare verso un futuro 100% rinnovabile, pensare di fare grandi investimenti nel gas adesso significa legarsi a questa fonte per oltre 30 anni e la scienza ci dice che non ce lo possiamo permettere. La scelta di Siracusa è anche perché è un comune che ha dichiarato emergenza climatica ufficialmente. Non siamo venuti qui per questo, ma lo abbiamo appreso con molto piacere. L'emergenza climatica è ormai un dato di fatto, tutta l'Italia è in emergenza climatica, tutta l'Europa e praticamente tutto il mondo. Quello che conta ovviamente è dichiararla e riconoscerla, ma soprattutto iniziare ad agire rapidamente e concretamente per contrastarla, questa emergenza climatica.